piattaforma di conferenza stampa l'abbiamo scelta appunto per dire che io sono stato in un momento la faccia di idee che comunque e di iniziative costruiamo tutti insieme a decine di persone, anche più di quelli che siamo qui quotidianamente, ogni settimana, in quello che facciamo qui come in giro per la città. E quello che è successo è che a me sono stati revocati i turni di lavoro di dicembre senza alcuna spiegazione, dopo che mi erano stati mandati. Io qui ho la fotocopia delle mail, le do eventualmente dopo gramostro, ce l'ho, ho le fotocopie delle mail e dei miei turni. Io sono stato, appunto, mi sono stati revocati tutti i turni, vabbè, un po' dopo, ovviamente vi mostro mai perché è abbastanza materiale. A me sono stati revocati tutti i turni. Oggi sono andato a parlare con i miei superiori e è stato evitato l'incontro, mi sono detto che non sono reperibili. Non c'è alcuna motivazione al gesto, ovviamente risulta quantomeno singolare che il venerdì mattina c'era l'articolo di giornale con la mia risposta e quella del coordinamento alle minacce di Brugnaro durante appunto la conferenza, la provincia che abbiamo visto tutti, e il venerdì pomeriggio mi è stato sospeso il turno di lavoro. Penso che però siamo anche tutti in grado benissimo di cogliere le conseguenze politiche e non solo politiche di questo gesto che credo sia unico nel suo genere, quantomeno negli ultimi 30 anni di storia di questo paese. Comunque questo è solo l'inizio e se Brugnaro pensa di spaventarci, vuole dichiararci guerra, la guerra avrà. Molto metaforico, Visto come Sì, stanno molto andando, metaforico. penso che comunque la Però. prima aggressione da parte sua sia già stata, nel senso, per quanto personalizzata su di me, è abbastanza ridicola perché dimostra la mentalità imprenditoriale di Brugnaro che pensa di poter gestire le persone in base a come vuole lui, e infatti l'ha dimostrato nella prima critica che le abbiamo fatto e la risposta anche che c'è stata. Però la questione che si attacca a uno solo non è quella, la questione è politica, collettiva nostra e complessiva delle tematiche che portiamo avanti. Questo non è uno scontro tra Lugnaro e Onesto, ma qua siamo tutti insieme, siamo l'OCCO, siamo Coordinamento Studenti Medi e chi tocca uno tocca tutti.